Terre, sapori e vini in terra di Asti, per fare un gioco di parole. Paolo Poncino, gli amici dell'AS Piemonte, delegazione proprio di Asti. Perché? Perché è in scena la seconda edizione di Abbacca Bianca, a conferma che il Piemonte enologico non è soltanto vino rosso. Dico bene, Paolo? Dici benissimo. Noi abbiamo pensato che il Piemonte viene sempre declinato in rosso. In realtà la quantità e la qualità dei vini bianchi piemontesi è notevolissima. E probabilmente in parte sconosciuta e non riconosciuta nel suo vero valore. Vero. La cornice, dove ci troviamo per esattezza? Noi ci troviamo in un palazzo storico, tra l'altro una delle primissime cantine storiche astigiane, un palazzo che al momento avrebbe bisogno di ristrutturazioni, però è molto affascinante nelle sue cantine storiche, che tra l'altro sono sia superiori che inferiori, e si prestano all'organizzazione di un evento in un periodo caldo come questo, e diciamo che sono molto affascinanti. Senti Paolo, quando parliamo di vino bianco del Piemonte abbracciamo vari territori, cioè non siamo limitati a una zona? Assolutamente no, diciamo compreso tutto il Piemonte, anche geograficamente. Andiamo dal territorio di Gavi e dei Colli Tortonesi, andiamo in Monferrato, andiamo in Langa, andiamo in Alto Piemonte, andiamo nel Torinese, nel Soluzzese e nel Monferrato. Quindi abbiamo tutte le zone geograficamente importanti dal punto di vista vinicolo. Lo scorso anno la prima edizione, un grande successo, si replica con quanti vini? Allora, l'anno scorso c'erano 55 vini di altrettanti produttori, quest'anno sono 91 vini di altrettanti produttori, sempre mantenendo una selezione da parte nostra e garantendo la qualità dei vini proposti. Eccomi con Mara Bione, che è l'ideatrice di Abbacca Bianca, naturalmente una sommelier. Come nasce, o meglio, come è nata l'idea? L'idea nasce sotto vari fronti in realtà. Nasce per dare impulso alla città di Asti, nasce perché c'è un credo, perché penso che veramente Piemonte sia una regione anche a bacca bianca, nasce per sfida, perché non è facile comunicare tutto questo, e nasce per l'amore del vino. La manifestazione raddoppia da un anno all'altro, a chi è aperta? È aperta a tutti coloro che hanno voglia di condividere il vino, amanti del vino, del territorio, e che vogliono bene alla propria regione, alla propria terra. Ultima battuta con Mara, perché lei è anche una ristoratrice del territorio. Chi arriva da fuori qui, sulla terra d'Asti, vuole bere il territorio? Assolutamente sì. Bene, un bel segno, no? Grande, grandissimo. Cerca il territorio. Grazie Mara, grazie agli amici, grazie cara dell'AS Piemonte, delegazione chiaramente di Asti, Abbacca Bianca, questa bella manifestazione che vi aspetta anche il prossimo anno, ma mi raccomando, rimanete sempre con Terre, Sapori e Vini. Grazie. Grazie.